Professore, stamattina lei nel suo intervento ha parlato di una rivoluzione epocale. Quale sarebbe? La rivoluzione epocale a cui mi riferivo è la rivoluzione del sud del Mediterraneo. Lei immagini un pochettino dei paesi che sono stati governati da dittatori per 40 anni, della gente che non poteva esprimersi, che non aveva la libertà di movimento e che a un certo punto decide basta. Allora, questo fatto di decidere basta è una cosa di una profondità unica, no? Perché c'è sempre qualcuno che può dire ma forse possiamo. Questi hanno detto basta, e hanno detto basta ai soprusi, hanno detto basta a una concezione della vita in cui i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, hanno detto basta all'ingiustizia, basta alla mancanza di libertà. E non le sembra una cosa epocale questa? Lei rappresenta, insomma, ha fondato Unimed, però come si fa a tenere insieme dei paesi che sono comunque anche in contrasto tra loro, che hanno degli approcci diversi, degli interessi diversi? Guardi, io ho fondato Unimed con una idea alla base, che l'università costituiva il luogo della parola, non delle armi, e che quindi ci si poteva scontrare, ci si poteva incontrare, si poteva condividere, si poteva parlare soprattutto e confrontare le proprie idee. Io penso che questo fa parte della vita, non sono solamente le armi che fanno parte della nostra vita o lo scontro fisico che fa parte della nostra vita, anche la possibilità di incontrarsi e di dialogare. E l'università è sicuramente questo, e l'università è il luogo dove ci sono i giovani. I giovani dove li trova? O nelle sale da ballo, nelle moschee, nelle chiese, ma sicuramente li trova nell'università, i giovani. Allora, a questi giovani bisognava dare un senso della loro presenza, nel senso che, voglio dire, che la loro presenza era una presenza di parola, era una presenza di confronto che andava al di là degli scontri fisici. Questa è stata l'idea alla base di Unimed, e quindi associare queste università per creare questo grande spazio della parola e questo grande spazio del confronto. E poi l'approccio diacronico. Spieghiamo cosa intendeva lei quando ha parlato di approccio diacronico, parlando ovviamente di Mediterraneo, di identità, insomma di tutte queste situazioni che abbiamo appena, di cui abbiamo appena parlato. Nel senso che, voglio dire, lei per esempio, lei è figlia della diacronia, non è figlia soltanto del momento in cui mi sta facendo questa intervista, c'ha una storia, si pone, diciamo, in un contesto che non è determinato solo da questo momento. Allora, la diacronia è il senso della storia, la storia ha bisogno del tempo, la diacronia è diversa dalla cronaca, ha bisogno del tempo, e solamente nel tempo alcune cose si possono capire. E anche se si interviene nel presente, anche se si interviene nella cronaca, bisogna avere sempre l'occhio, come lo storico ha, di porre quello che sta studiando nel tempo. Perché è successo questo? Come è successo? Ma questo richiama evidentemente la lunghezza del tempo. Questo significa la diacronia, per cui la necessità di recuperare questa dimensione per poter tentare di capire meglio le cose.